L'Umbria si tinge di tricolore nella giornata del 2 giugno. In occasione della ricorrenza della festa della Repubblica, in alcune città regionali, il verde, bianco e rosso della bandiera nazionale hanno colorato i palazzi simbolo cittadini. E così la facciata sud di Palazzo dei Consoli a Gubbio, dopo aver raffigurato per 2 settimane i colori dei ceri, nell'anno dell'assenza della festa, si è accesa dei colori della bandiera italiana, grazie all'idea di Giovanni Fiorucci, che aveva già promosso la precedente iniziativa. A Gualdo Tadino, il sindaco Massimiliano Presciutti ha deposto una corona di fiori presso il monumento ai caduti in Piazza Martiri della Libertà. A Città di Castello il tricolore si è acceso sulla torre civica della cittadina Tifernate con l'inno di Mameli intonato dalla giovanissima cantante di origini russe Elisaveta Trofimova, reduce dal grande successo alla rassegna Sanremo Junior. Ad Umbertide bandiere nazionali sulla facciata del municipio e un grande tricolore a illuminare già dalla serata di lunedì la scuola primaria Giuseppe Garibaldi, mentre a Perugia è stata la sede della prefettura lo scenario della manifestazione, alla presenza tra gli altri della presidente della giunta regionale Donatella Tesei, che ha ricordato come il 2 giugno sia una data chiave della nostra storia, ricca di messaggi ed insegnamenti fortemente attuali, definendo forte e importante il gesto del presidente della Repubblica Mattarella di far visita a Codogno, comune lombardo primo focolaio del virus lo scorso febbraio. Dopo l'innalzamento della bandiera tricolore c'è stata la deposizione di una corona d'alloro sulle lapidi all'interno del cortile d'onore del palazzo della prefettura. A Terni la cerimonia si è svolta al monumento ai caduti di piazza Briccialdi e ha avuto inizio con l'alza bandiera accompagnato dall'inno di Mameli, seguita da 2 corone d'alloro deposte sul monumento. È in serata inaugurata la nuova illuminazione del monumento ai caduti, realizzata dal comune tramite ASM per rendere un omaggio particolare alla città. Ad Assisi il sindaco Stefano Proietti ha consegnato in maniera simbolica una copia della Costituzione al sindaco e alla giunta, espressioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi. A Bastia Umbria il sindaco Paola Lungarotti ha consegnato una targa celebrativa e una mascherina tricolore a 2 cittadini nati a Bastia il 2 giugno 1946, Elda Mencarelli e Aldo Apostolico, data coincidente con quella della nascita della Repubblica Italiana. A Foligno, dopo aver reso onore a chi ha perso la vita per la patria, il primo cittadino ha ricevuto nella sala consiliare di Palazzo Comunale 2 neodiciottenni ai quali ha consegnato una bandiera italiana, una copia della Costituzione ed una dello Statuto di Foligno. Infine, un importante messaggio di speranza e rinascita è arrivato da Norcia, dove il sindaco Nicole Manno e la banda musicale cittadina in Piazza San Benedetto hanno creato per l'occasione un video basato sull'inno di Mameli, che emana positività e voglia di tornare a sorridere, nonostante la situazione post-sisma unita nell'ultimo periodo con l'emergenza sanitaria rimanga un serio problema nel borgo della Valnerina.